Questo complica tutte le cose, non è neanche pensabile che è un movimento che raccoglie, mi pare, 8 milioni di voti e dipenda dalla scelta di, non so, sono 147 mila militanti. Ripeto, è una debolezza che parte da un principio giusto, ma che non può essere applicata in questo momento, in quanto al fatto che il solito discorso, non sono preparati, eccetera. Beh, intanto nessuno nasce imparato, se non può mai cominciare non si potrà mai sapere, no? La forza, vedi, dei 5 Stelle in realtà è l'opposizione feroce che si fa loro. Raggi aveva preso, appena pre la Giunta Raggi aveva preso, appena insediata Roma, che si è cominciato a parlare dei topi di Roma, delle fogne di Roma, del mondezzaio di Roma e tutto quanto, di cui si parlava una volta ogni 3 mesi, eccetera, come se fossero colpe di questa giunta. E a ogni piccolissima défaillance di questo movimento viene gigantita in modo. Però io non credo che questo giovi all'establishment, perché a un certo punto la gente capisce che è un accanimento di questo tipo su cose ridicole, perché si mettono sullo stesso piano cose che sono completamente diverse. Il PD ha gente, Minzolini a parte, che è stata condannata in primo grado, in secondo grado per reati gravissimi, e lo si equipara al fatto che non so dove hanno falsificato le firme perché avevo sbagliato a fare la scheda, insomma, non è che avessero falsificato niente di sostanziale, semplicemente avevano fatto uno sbaglio, no? Questo è il gioco di sempre, cioè tu vedi la pagliuzza nell'occhio dell'altro per mascherare la trave che è nel tuo occhio. Questo, ripeto, non credo che giovi all'establishment, perché avvenne già con la Lega, la prima Lega, diciamo, e a furia di demonizzarla, la Lega divenne un movimento importante. E credo, spero che così sarà anche adesso. Comunque, certamente, poi, sai, il Movimento 5 Stelle ha dovuto, essendo un movimento nuovo, ha dovuto raccogliere Nilpho Acqua nelle sue file. Credo, almeno così mi dicono, che nelle prossime selezioni saranno un attimino più attenti, più accorti. Prima si accontentavano che uno avesse la fedina penale pulita, che era già qualcosa, rispetto a classi dirigenti, amministrative, politiche, dove è difficile trovare qualcuno che non sia, ce ne sono, ma che non sia delinquente. Una delle accuse fatte a Raggi è di aver scelto un uomo sbagliato, ma io sfido chiunque a Roma, in ambienti amministrativi, eccetera, a trovare qualcuno di cui tu sia certo che non ha nel passato fatto qualcosa di scorretto. Quindi, ripeto, Forse proprio il caso Raggi manifesta comunque l'errore dei 5 Stelle nel valutare il carisma delle figure che mandano avanti, perché forse non è proprio la figura adatta a gestire una società come Roma. Cioè non so, ancora chi dovrà. doveva prendere Al Capone per governare Roma? Non lo so. Però, vabbè, sì, ovvio, una figura come quella di Alessandro Di Battista è venuta meno nel momento in cui ovviamente ha detto porto a termine il mandato, però certo la Raggi si doveva fare forte della base che aveva alle spalle, però invece c'è stato forse un peccato di superbia, almeno questa è la lettura che posso dare io Vedi, Appendino ha fatto benissimo Appennino, a sì, Torino, infatti. ma non è perché Appendino è migliore della Raggi, è perché Torino, per quanto governata da Fassino, ma ecco, però ha una situazione completamente diversa. Torino non è una città corrotta fino al midollo, come mi piace dirlo, siamo qua, No, come è vero. Roma, ecco. E quindi la Raggi è trovata di fronte, Raggi e i suoi, a problemi molto più complessi. Ma nemmeno Domine Dio avrebbe potuto. Poi, voglio dire, non sono neanche poi così. Lo stadio di calcio della Roma. Vabbè, a parte il fatto che non capisco perché la Roma deve avere uno stadio di calcio quando ce n'è già uno. Vabbè. Comunque,
due, ce ne sono due. Le Olimpiadi è ridicolo, cioè se hai problemi che a Roma tu ti impegni per le Olimpiadi, su. Comunque sta di calcio, per far vedere che non dicono sempre no, hanno detto sì, però dice dimezziamo le cubature, questo è un fatto. Adesso comunque io non voglio fare qui la difesa dei 5 Stelle, io non li voto neanche perché la mia religione mi impedisce di votare. Però anche la mia. Ecco, però voglio dire, e non si possono mettere sullo stesso piano cose che sono sproporzionatissime, cioè peculati, corruzioni di tutti i tipi, eccetera, con errori e sbagli che questo movimento che è alla NASA, da quanto è su piazza da 2 anni, 3, insomma, cioè farlo vuol dire essere in malafede. Comunque, insomma, non è che nei miei libri, grazie a Dio, si parli di Renzi e di Raggi e di... anche se c'è nel Movimento 5 Stelle qualcosa di più interessante, e cioè il superamento delle due categorie di destra e sinistra. Perché le categorie di destra e sinistra sono sono vecchie di 2 secoli e mezzo, 2 secoli come ho detto prima hanno corso a grandissima velocità e non sono più in grado di, sono entrambe economiciste, sono entrambe, hanno il mito del lavoro, eccetera, il mito della tecnologia, della, eccetera, eccetera. E non sono più in grado di comprendere le esigenze più profonde dell'uomo contemporaneo, che non sono, nonostante le apparenze, economiche, sono esistenziali. Questo c'è nel loro corpo, detto in modo un po' confuso, perché ma queste cose c'è, come c'è il fatto che il valore finale non è il lavoro, è il tempo. Il tempo è il vero valore della vita. Cioè, questi concetti, che sono i concetti anche che io esprimo, questi concetti balenano nel discorso di 5 Stelle. Naturalmente, ripeto, non hanno una struttura teorica forte, sono ancora cose così molto magmatiche, però sicuramente, lasciando perdere le storie di corruzione e tutto quanto, sicuramente rappresentano qualcosa di nuovo. Infatti, allora, nel suo saggio La ragione aveva torto, invece lei sottolinea l'importanza che l'illuminismo ha avuto nel permeare il pensiero dell'epoca moderna. Ora, nel dibattito politico attuale c'è ancora spazio per questa ragione o l'illuminismo ha permeato tutti gli ambiti tranne quello della politica? Perché molto spesso nel dibattito politico molti temi vengono affrontati sull'onda di... fatti di cronaca eclatanti che ovviamente condizionano poi quello che è il sentire. Cioè, faccio un esempio, non al di là ora del caso del testamento biologico, dell'eutanasia magari legata alla figura di DJ Fabo, ma anche su altri temi come l'omicidio stradale, il femminicidio, prevale un po', secondo me, almeno questa ondata emotiva. E allora questa azione dell'illuminismo in cosa può trovare riscontro oggi? Ma ti dico come Fantozzi mi ripete la domanda, perché okay, no? Ok, mi spiego meglio. Sì. Allora, cioè, da una parte diciamo che l'illuminismo ha avuto, ha condizionato l'epoca moderna, il modo di pensare. Sì. Ma lo troviamo oggi questo nell'azione dei nostri politici? Oppure o nell'affrontare i temi più scottanti? Cioè, nel senso, appunto, con l'eutanasia... c'è il caso eclatante del DJ che vuole morire, non glielo permettono e tutto il dibattito politico si concentra su questo fatto di cronaca piuttosto che affrontare analiticamente l'argomento. Sì, spero di aver capito. Sono due le cose che io conserverei dell'illuminismo. Uno è l'esercizio del dubbio sistematico, che si esercita innanzitutto su se stesse. Quindi un sistema come il nostro dovrebbe, appunto, nasce dall'illuminismo, dovrebbe chiedersi se ha preso una strada giusta o sbagliata. L'altro è la famosa frase di Voltaire, poi vengo a Tunisia e resto, la famosa frase di Voltaire
sono contrario a quello che dici, ma mi batterò fino alla morte perché tu lo possa dire. Tutte e due queste cose che sono importanti, secondo me, fecondi dell'amico, sono spariti, nel senso che, ripeto, l'esercizio del dubbio su di sé, sul proprio sistema, sul proprio modo di vivere, non c'è, e non c'è anche, nonostante le apparenze, una vera libertà di espressione. E detto questo, dovrebbe essere l'epoca della libertà, secondo ragione illuminista, ma in realtà tutte qua moltissime libertà, tranne quella economica, la quale non conosce limiti invece, noi non possiamo, coppie di genitori non possono tenere i propri figli perché sono troppo vecchie, altre non possono tenere i propri figli perché sono indigenti, il cittadino non ha neanche più il diritto, questo, di togliersi la vita, solo nella concezione cattolica, cioè che siccome la vita è di Dio tu non puoi disporne, ma in una società laica questo non può esistere, però anche qui ci sono limiti e cose per cui uno deve andarsene in Svizzera a morire perché evidentemente lui non aveva la facoltà di prendere una pistola e di tirarsi un colpo di pistola e così via. Ci sono tutta una serie di limitazioni della libertà individuale, esclusa, ripeto, quella economica, che invece è liberissima, può fare quello che vuole. Quindi si possono accumulare ricchezze gigantesche, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, sotto le apparenze siamo meno liberi, molto meno liberi di quanto possa apparire. Oltretutto, ripeto, nemmeno prima, quando noi parliamo di comunità, è ovvio che la comunità è anche una serie di legami che ti tolgono parte della libertà. Ecco. Però noi non abbiamo né la libertà e neanche la comunità. Un bel colpo. Infatti, alla prima, come nell'introduzione, sottolineavo comunque l'importanza che noi come associazione diamo al paese come luogo in cui è possibile riscoprire una dimensione comunitaria. Ecco, cioè, ovviamente ormai assistiamo a uno svuotamento di quelli che sono i borghi, non solo in Italia, particolarmente penso anche nell'Italia meridionale, a vantaggio di quello che diventa la città come luogo comunque anche in cui ci sono magari maggiori possibilità lavorative, però che fondamentalmente estranea un po' l'uomo da quella che è la sua dimensione. Ora, ci sono ancora possibilità per invertire la tendenza, secondo lei? Quali sono, specifico? È possibile immaginare di dare una nuova linfa al paese come luogo in cui si svolge la vita dell'uomo? Oppure si possono immaginare delle alternative dentro alla città? Delle alternative dentro la città? Credo proprio di no. La possibilità c'è, perché questa esigenza di avere, come si può dire, una vita entro confini riconosciuti e identità riconosciute, questa è un'esigenza che monta, tanto più monta la governazione, tanto più come reazione monta questa esigenza. Io l'altro giorno sono stato in un paese del Piacentino, si chiama Bobbio, che è un bellissimo paese, e anch'esso è un paese che si sta svuotando, per cui rimane l'impianto del paese, ma non ci sono abitanti. Oppure se vai a Bolgheri, Bolgheri è un bellissimo paese, ma ci sono 7 abitanti, il resto è turismo. Questo non è evidentemente una stortura di tutto, però l'esigenza di comunità c'è, ritorna e ritornerà sempre più forte. E poi sarà, direi, la stessa logica delle cose a ricondurci a questo, perché nel momento in cui il cittadino, citoyen nasce con la rivoluzione francese, prima non ci si chiamava così, comunque il cittadino capisce che non può mangiare l'asfalto e non può bere il cherosene, e allora ritornerà verso le campagne,
dove però individui più avvertiti si saranno già attrezzati con degli opportuni kalashnikov e cercheranno di farli fuori. Cioè, voglio dire, la decrescita non sarà, come dice Pallante, una cosa felice, sarà uno scontro sanguinoso, un collasso sanguinoso, e però è solo attraverso una crisi che si può ricominciare, no? Crisi vuol dire due cose, quella solita, ma vuol dire anche ricominciamento. Se non ci sono queste cose drastiche, noi continueremo in questa agonia. Poi alcuni individui possono scegliere di ritrovarsi, di rifare una comunità, ma sarà una cosa di nicchia, che vale per quelli che la fanno, insomma. C'è chi già la fa, per esempio tu citavi prima questo mio movimento zero, che in realtà è stato fallimentare, ma però alcuni ragazzi e ragazze di questo movimento hanno fatto questa scelta, sono comprati un casale in campagna, hanno imparato, perché poi non è facile, a coltivare i campi, a mungere le mucche, e vivono lì. Però sono scelte, ripeto, di piccoli gruppi. Quindi ritornare a una situazione, cioè si ritornerà il giorno che collassa il sistema, come quando crollò l'impero romano. L'impero romano, diciamo, essendosi rotte le sue strutture giuridiche e politiche, collassò, dando origine al Medioevo europeo. La differenza però sta in questo, che l'impero romano era uno sputo nel vasto mondo di allora, importante per noi. Questo sistema si pone come planetario, il giorno che collassa è un collasso planetario, quindi uno non sa neanche bene se augurarselo o no, perché ripeto, sarà una cosa sanguinosa. Prima si riferiva anche all'importanza dei valori per... cioè appunto l'importanza di un sistema di valori a cui si deve riferire l'uomo, dicendo che non è necessariamente la religione ovviamente in cui deve essere incanalata questa aspirazione. Ora, io so che lei fu allievo al liceo Orbe come insegnante Don Giustani. È stato un incontro significativo per la sua formazione e insomma qual è il suo rapporto con la religione? Bene. Significativo sì, nel senso che Don Giussani era un grande corruttore, nel senso che tu non puoi, uomo di esperienza e di intelligenza, plagiare ragazzi che hanno 14, io l'ho avuto al Berchet, facevo il ginnasio, o 15 anni, esattamente come faceva sul lato opposto il professore di filosofia, che essendo comunista ci diceva che la rivoluzione ungherese era una rivolta nazifascista, no? Un educatore deve avere, cioè Don Giussani non faceva religione, faceva catechismo, faceva proselitismo, in ogni uomo di grande intelligenza, per carità, ma non ritengo che il compito dell'educatore sia plagiare i suoi ragazzi, ma sia dargli gli strumenti per capire le cose. Questo era quello che faceva, per la verità, il liceo classico dei miei tempi. Era dare gli strumenti, non imporre delle cose. Devo anche dire qui, sul piano dell'aneddotica, che una volta, io avevo circa 40 anni, qui ero un po' in crisi, andai da Don Giussani e capì che era ancora più confuso di me. Comunque, quello che riguarda il mio rapporto con la religione è questo. Io penso che tutte le religioni siano nate per lenire l'angoscia dell'uomo, che è l'unico animale del creato a essere consapevole in modo lucido della propria fine. Essendo questo inaccettabile, nascono le varie religioni. Io non credo, pensando questo, non credo alla... penso che siano valide le religioni, nel senso che hanno dato la possibilità o danno la possibilità di vivere a milioni di uomini, se no
sarebbero disperati. Io però sono nella posizione del non credente, senza fare paragoni blasfemi, mi definisco un onesto pagano, non che creda a Zeus o a uno che non c'è, diciamo in termini moderni agnostico. C'è anche da dire che è esistita una società studiata da Mircea Eliade, rumeno, perché non è che tutti i rumeni siano dei ladri e degli assassini, che è stato il più grande scrittore delle religioni, che non ha avuto, non ha né dei né culti, e ciò sono gli indigeni islandesi, e ciò non impedisce di aver vissuto per secoli e millenni piuttosto felici e contenti. Senza. Però è un caso quasi, quasi unico. Ripeto, non sono credente, però se culturalmente ho una preferenza, ho la preferenza per diciamo, le religioni africane, che non sono, che non hanno dei unici. I dei unici, abbiamo visto che cosa hanno fatto, oltre all'ultimo dio, che è il dio Quattrino, che ne ha fatto ancora di peggio. E neanche dei hanno una concezione magica, animista della natura, per cui una foresta non è la somma degli alberi che ci sono, ma è un'entità, è una religione dolce, è una religione bella. Ripeto, parliamo di passato, perché è completamente distrutto questo, proprio perché non avendo un dio unico, non essendo cose, essendo culture di tradizione orale, eccetera, eccetera, erano infinitamente più deboli di fronte a questi, a questi, ai missionari, agli islamici e a chi crede in Geova o altri individui di questo genere, insomma. E va bene, a questo punto io ho terminato le mie domande, cioè più che altro sarei interessata a sapere se, ovviamente la ringrazio per essere intervenuta, sì. E partirei le domande per il pubblico, per capire se ci sono delle domande. Prego. Anche senza microfono, o con microfono. Come conviene che vai là. Si sente. Bofini, ascoltandola, devo dire, mi si sono affacciate alla mente moltissime domande che vorrei farle, anche delle osservazioni. Per esempio, ho apprezzato molto la sua critica alla democrazia, però pensavo che fosse andato più in fondo. Invece oggi, a un certo punto, si è fermato, quando ha fatto l'esempio della Germania. Io sono convinto che la democrazia, proprio come sistema, sia il peggiore di tutti, proprio perché non funziona, perché non può e non riesce a esprimere quella rappresentatività che vorrebbe avere. Ma devo dire che non la esprime in Italia e non la esprime nemmeno in Germania. È vero che in Germania la sostanza delle personalità tedesche è diversa, c'è un sentimento diverso della dignità, però anche lì la democrazia per funzionare ha bisogno di ricorrere a dei trucchi, per esempio lo sbarramento. Quando noi in un sistema politico democratico introduciamo lo sbarramento del 5%, di fronte a una popolazione elettorale di 60 milioni di votanti, possiamo dire che possono esserci diverse fette dell'opinione pubblica, anche fino a 2 milioni di elettori che a un certo momento non avranno rappresentanza, e quindi già il principio della rappresentanza viene tradito. Questo oramai anche in Italia, ma voglio dire in genere nelle democrazie europee c'è questa soglia di sbarramento che viene giustificata con l'ansia, dicono loro, di assicurare la stabilità di governo. Però non basta, cioè se la stabilità di governo deve avvenire a scapito della rappresentanza, la democrazia è già fallita, cioè ha tradito i suoi stessi principi. Poi per quanto riguarda sempre la Germania, fermo restando che la democrazia, come io penso, è un sistema politico, però nella democrazia si esalta la libertà di opinione. In Germania, per esempio, non c'è la libertà di opinione e di ricerca storica, perché chi si avventura in argomenti che oramai sono diventati tabù va a rischiare pesantemente. Quindi anche lì la libertà di opinione è limitata. Conosco persone che per aver detto delle cose politicamente scorrette hanno perso il posto di lavoro da oggi al domani. Ma potrei andare avanti. La democrazia tedesca ha infiltrato un partito come la NPD con gli agenti segreti per criminalizzarla. E un magistrato che si è trovato poi a dover decidere
si è trovato in grandissimo imbarazzo perché nelle indagini sono emerse appunto queste infiltrazioni, quindi anche questa presunta moralità viene meno. Ma a parte questo, devo dire che seguendola ormai da diversi anni, lei non si ricorda, ci siamo incontrati una volta all'aeroporto anche con Marco Valle, che certamente conosce, io ho visto che lei ha seguito un percorso, una evoluzione. Poco fa ha parlato di dubbio metodico. Il dubbio metodico è giustificato, va bene, nasce con l'illuminismo, nasce con Cartesio anche prima, però il dubbio metodico non deve diventare iperbolico, cioè deve portare poi alla scelta di una visione del mondo, alla scelta di valori. Ecco, lei in questo percorso che sta sviluppando, in questa evoluzione, a che punto pensa di essere arrivato? Preferisce fermarsi a metà del guado o arrivare fino in fondo? E poi anche questo discorso contro la modernità. La mia generazione, ovviamente orientata dottrinalmente, ideologicamente, ha scoperto la rivolta contro la modernità leggendo Evola, leggendo Guénon, leggendo autori, diciamo, non conformisti. Lei ha conosciuto questi autori, li ha letti, hanno avuto un'influenza su di lei oppure ha sviluppato in maniera autonoma questo percorso? E l'ultima cosa, perché come detto, guardi che sono troppe, partiamo dall'ultima cosa che lei ha detto. Se ho conosciuto Evola e Guénon, no? Quando ho scritto La ragione aveva torto, che è del 1985, chi ha letto quel libro mi ha detto: ma tu sicuramente ti sei ispirato a Evola e Guénon. Io non li avevo neanche letti. C'è una differenza sostanziale fra, facendo debiti, come dire, non volendo fare soldi, insomma, comunque c'è una differenza sostanziale tra me e questo tipo di autori, gli autori della tradizione con la T maiuscola. È che io, per criticare il mondo moderno, mi servo degli argomenti della ragione, i dati, gli argomenti. Evola e Guénon fanno riferimento a epoche iperboree che non sono in alcun modo controllabili. E quindi non è questo il mio approccio. La cosa per cui sono stato effettivamente criticato moltissimo, ma dall'altra parte, è che io pretendevo di dimostrare con argomenti e con dati, no? Ecco, ma io questo, a questo non rinuncio, pur, voglio dire, sapendo bene che, come dice ancora Eraclito, la ragione non è tutto, c'è una parte intuitiva dell'uomo, ma insomma a me interessava smantellare la ragione illuminista con gli strumenti della ragione. In questo io resto, se vuole, illuminista. In quanto al rapporto al discorso sulle democrazie, è chiaro che qui il discorso, cioè ho scritto un libro, Sudditi, manifesto contro la democrazia, non credo alla democrazia rappresentativa per tutta una serie di motivi. Comunque anche qui ci sono differenze e differenze. Non si può mettere la democrazia italiana sullo stesso piano delle democrazie scandinave. In quanto al fatto che ci siano alcuni argomenti tabù, voglio dire, questo vale per tutti, nel senso che Irving, storico inglese, è stato messo in galera in Austria, mi pare, perché ha fatto delle ricerche sull'olocausto che smentivano parzialmente l'olocausto. Non credo che questo abbia molta importanza, perché non importa se erano 6 milioni o 3 milioni o 2 milioni, un bambino ebreo o palestinese o malgascio ucciso perché è ebreo, palestinese e malgascio è un crimine che non è accettabile. Ma il fatto è che lui aveva diritto di fare ricerca, e invece gli è stato negato. Ma ripeto, non è una questione che riguardi la Germania o altro, rimanda tutto il mondo occidentale che è sotto ricatto da 75 anni col fatto che 75 anni fa c'è stato da parte di Hitler lo sterminio degli ebrei o di una parte di essi. E proibire il diritto alla ricerca è proprio andare contro i principi dell'illuminismo, perché se dovessimo accettare che la ricerca non è
qualche campo non è accettabile, allora Galileo avrebbe torto, perché naturalmente alla sua epoca pensare che era, o Copernico quello di lui, ma insomma, che la Terra era la Terra a girare intorno al Sole e non il contrario, era una blasfemia e una cosa. Quindi, e poi c'è un'ultima cosa, questa è la più interessante. Dice, anche il dubbio a un certo punto deve fermarsi, lei dice, no? È questo che detto. Sì, 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 come lo so, ecco. Questo è vero, in questo senso, che anche il principio più giusto, se assolutizzato, diventa un errore. Questo per la verità è una frase di Chesterton, dice l'errore è una verità impazzita. Cioè, il principio, ripeto, il principio anche più giusto, se assolutizzato, anche il relativismo a cui mi faccio riferimento, se tu lo assolutizzi diventa un assoluto a sua volta. E quindi sai, lì, qui sono finali difficilissimi, che però bisogna tenere molto, molto, molto presenti. Quindi io non pretendo di avere ragione, non sono Emma Bonino, parlo di persone in buona fede naturalmente, parlo di Bush. E quindi pongo delle domande, semino dei dubbi, ma non pretendo di avere ragione, una ragione assoluta. Da questa mi distolgo, insomma. Ho una visione del mondo che può essere giusta, può essere sbagliata, si vedrà. Grazie. E altre domande? Sì, lei prima, in merito alla contrapposizione, alla divisione destra-sinistra, ha detto, a mio avviso giustamente, che è una divisione, una distinzione vecchia, due secoli e mezzo, insomma, risale al XVIII secolo, e ha funzionato bene fino, non so, al 1989, adesso è in parte almeno superata. È possibile fare, dare una nuova divisione, distinzione, non so, molti parlano di globalisti, sovranisti, a suo avviso, ecco, come in questo periodo storico, come dividerebbe i due fronti, volendo dare delle etichette? Sì. Li dividerei così come il senso del mio, del titolo del mio libro, cioè tra chi mette in discussione in modo profondo la modernità e chi la accetta in modo totalmente acritico. Questa è la grande distinzione che si può fare oggi. Certamente destra e sinistra, due categorie appunto che hanno avuto un loro senso, anche perché hanno sostituito la morte di Dio, no? Come quando Nietzsche nel 1880 proclama la morte di Dio, constata che Dio è morto nella coscienza dell'uomo occidentale con alcuni decenni d'anticipo, perché era un genio, e quindi sono venute le ideologie e l'hanno sostituite. Adesso non ci sono più queste ideologie, non hanno più senso. E ripeto, la distinzione che si può fare è fra antimoderni, nel senso che ho detto io, però nel senso di prendere da ciò, dalle società che ci hanno preceduto, alcune suggestioni che ci possono essere molto utili, a chi invece si fa affida, che poi non è neanche più un pensiero, è un meccanismo che va avanti per conto suo, che è sfuggito di mano agli stessi apprendisti stregoni che pensano di guidarlo. Questa è la distinzione. Io mi ricordo di aver intervistato Rubbia su questi argomenti. Rubbia è uno scienziato, un positivista, eccetera, e lui era estremamente infastidito da queste mie domande, mi considerava un apocalittico o cose del genere, e a un certo punto gli dissi, senta, lei è un fisico, e le faccio una domanda da cui vorrei una risposta da fisico, cioè non è che andando a questa velocità noi stiamo accorciando il nostro futuro?
a che lui mi disse: ah, ma lei è un filosofo, con che cade completamente la mia considerazione, però mi diede questa immagine che poi io ho utilizzato girandola. Dice: sì, noi siamo su un treno che va a 1000 all'ora, per sua coerenza interna deve sempre aumentare la velocità, e non sappiamo nemmeno se siamo giunti a un punto di non ritorno, cioè che se accorgendosi che stiamo andando contro la montagna, se freniamo adesso ormai siamo andati troppo oltre e andiamo a sbattere. Ecco, quindi questa è la differenza, è chi si affida a questo meccanismo non pensando assolutamente alle conseguenze, chi non ha neanche, chi, ripeto, non ha nell'immagine del treno, Rubbia diceva anche, treno che è, non è controllato da nessuno, cioè qualcuno che si illude di avere i comandi ma non li ha, ecco, comunque fra questo tipo di pensiero che si affida a un meccanismo che va per conto suo e chi si oppone, forse disperatamente, forse senza speranza, ma si oppone. Poi vedremo, cioè, io non lo vedrò, ma qualcuno qui lo vedrà senz'altro. La ringrazio per la risposta. Chi ha una domanda? No, prego. Buonasera. Dunque, anch'io sono mi ritrovo una definizione di simpatico pagano, adesso pagano, però se c'è un qualcosa che la religione porta è il senso del sacro. Avvicina il microfono, avvicina. Se c'è qualcosa che la religione porta è il senso del sacro delle cose. Allora, se modernità significa dematerializzazione, perché tecnologia, informatica, c'è anche una dematerializzazione del senso del sacro che abbiamo nel rapporto con le cose, e anche per esempio con lo Stato, che è un concetto che effettivamente non appartiene né a una parte politica di destra e di sinistra. Quindi, se è vero che Dio è morto, il peccato della modernità non è non aver costruito un apparato che risacralizzasse, diciamo, i nostri valori, per esempio lo Stato, la comunità, la città, il paese, eccetera, eccetera. E l'altra cosa, il grande rimosso non è forse non aver analizzato, visto che la sua generazione è la generazione di mio padre, fondamentalmente, io sono nato nel 73, di non aver sufficientemente elaborato l'incazzatura, scusi il termine volgare, che c'è stata tra il 69 e l'87, insomma, indicativamente. Cioè, che c'è un grande rimosso che è la capacità di gestire, sopportare e accettare che la società ha una sua conflittualità, e invece la rimozione della conflittualità è nuovamente una dematerializzazione dei rapporti umani. Questa. Lei si riferiva al 68 dintorni in una parte della sua domanda, no? Sì, giusto? Certo, il 68 è meno conflittuale, diciamo, di quello che verrà dopo, però anche. Sì, ma vede, a parte che il 68 in sé era una cosa comica e camorristica, avrebbe detto, come diceva Einaudi, a proposito della massoneria, nel senso che erano figli della borghesia, della buona borghesia, e qui a Roma ne avete uno, Paolo Mieli, che era di potere operaio, Molotov e Champagne si chiamava, radunava tutti i meglio figli dell'aristocrazia dell'alta borghesia romana, ma questo valeva per tutto. Voglio dire, il 68 è stata una truffa in cui già io l'ho vissuto in parte, voglio dire, perché me ne sono filata presto, ma voglio dire, si capiva già che era gente che voleva conquistare le prime pagine o la direzione Corriere Sera. Più interessante è il movimento del 77, perché il movimento del 77 è effettivamente di gente che, siccome il 68 aveva distrutto l'università, che peraltro aveva già provveduto a distruggersi da sé, non aveva neanche la facoltà di parola, era proprio, diciamo, da un punto di vista intellettuale sottoproletariato, e come dice, diceva Dario Fo, l'operaio conosce 100 parole, il padrone 1000, per questo è il padrone. Quindi è stato un movimento più sincero, anche se certamente, diciamo, poi egemonizzato da soggetti estremamente discutibili come Tony Negri, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda parte della domanda era
il senso del sacro, no? E la rimozione della conflittualità, in qualche modo. Beh, il senso del sacro, insomma, è esattamente quello che è sparito dalla nostra società, ma il sacro non si identifica necessariamente con la religione e con Dio. Ecco, vuol dire le tribù africane a cui facevo riferimento non hanno il senso del sacro senza bisogno di avere Dio. Il senso del sacro ci può essere anche, c'era, l'ultimo posto in cui si agiva il sacro è stato lo stadio di calcio, no? Che poi è stato distrutto dalla combinazione di calcio, certe cose, ma lì c'era una ritualità che aveva qualcosa del sacro. Se lei pensa a un tifoso, la passione di un tifoso, capisco che le sembrerà strano quello che sto dicendo, ma la passione di un tifoso è totalmente gratuita, eppure gioisce come un bambino se la sua squadra vince e piange se la sua squadra perde. E cos'è questo? Sono passioni appunto gratuite, fanno parte appunto di qualcosa che non è concretamente individuabile, fanno parte, a mio avviso, del sacro. Poi, vabbè, poi il calcio è diventato quello che è diventato, forse l'ultimo a interpretarlo in un certo senso è stato Totti, ma il calcio è quello che è, voglio dire, una cosa totalmente economica, fine di ogni cosa, fine di tutti i simboli, delle maglie, le squadre cambiano maglie a seconda per gli sponsor. Non sembri banale questo discorso sul calcio, i giocatori cambiano società all'interno della stessa stagione, la regolarità del campionato viene così compromessa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se no il gioco, può essere il calcio, ma possono essere anche altri giochi, ha qualcosa di sacro, perché ripeto, la passione del tifoso è assolutamente gratuita. Farei un'ultimissima domanda e poi chiudiamo, prego. Nei suoi testi lei ha trattato di tre personaggi: Catilina, Cirano e il Mullah Omar. Perché, cosa li lega, che cosa, qual è il fascino di questi tre personaggi così diversi in epoche, storie, vita, morte, che azioni che hanno fatto? Sì, la ringrazio. Cirano non c'entra nulla, è semplicemente il titolo che abbiamo dato alla nostra pièce teatrale, che si ispira più al Cirano di Guccini che a quello di Rostand. No, invece legati sono Catilina e Mullah Omar. Catilina, che cos'è affascinante in Catilina? Catilina è un uomo che va fino in fondo alla sua storia, sapendo che in fondo alla sua storia c'è la morte. È un uomo, come si può dire, con le palle, coerente con le palle. E Catilina viene dato alle volte come lettura a latere nei licei, e tutte le ragazze si innamorano di Catilina. È come si può dire, Catilina fa poi parte di una serie più lunga, di intanto c'è il fatto che lui, grande aristocratico, si mette al servizio della plebe e di quelli che allora sarebbero stati chiamati i ceti emergenti, insomma è uno che rinuncia al suo status per una battaglia in cui crede. E la battaglia in cui crede, anche qui Catilina non è mai stato amato né dalle destre né dalle sinistre, perché in realtà non è un rivoluzionario, è uno che si richiama ai valori della prima Roma, cioè dove appunto coraggio, protezione del debole, i valori che avevamo detto prima, dignità, questo.
nello stesso tempo è molto interessante perché questi discorsi faceva anche Catone, il censore, che però era uno che veramente ti faceva cadere le palle dalla notte, perché era proprio un moralista, mentre Catino invece da un altro punto è un libertino moderno, nel senso che non gliene importa niente né della religione né d'altro, si lava le mani nel sporche di sangue, nell'acqua sacra del tempio di Apollo, mi pare, e si scopre 3 o 4 vestali. Non, in questo senso, ripeto, è moderno. In un senso più profondo è antico, perché si chiama valori antichi, dove però, ripeto, non c'è la religione, lì c'è quei valori di cui dicevo prima. Beh, la storia del Mullah Omar è una storia straordinaria, nel senso che insomma l'Afghanistan, sconfitti i sovietici, inizia una lotta fra i grandi comandanti che avevano sconfitto i sovietici, quindi Massoud, Ismail Khan, Dostum, Makhachkar, per il potere. E in questa lotta per il potere agiscono nel più pieno arbitrio, quindi soprusi, assassini, stupri, taglieggiamenti, ogni sorta di violenza sulla povera gente. Quindi l'arbitrio più totale. Ecco, un gruppo di 4 ragazzi, uno si chiama Omar, l'altro si chiamano Hassan Gauss, non mi ricordo più il Terabani, il quarto, che hanno 27 anni, che hanno fatto i mujahideen, hanno combattuto contro gli altri, pensano che questa sia una situazione intollerabile. Da lì succede, caso vuole, che proprio nel villaggio di Omar venga rapite 2 ragazze da uno di questi capibanda, non i grandi capi, sottoposti, insomma, erano diventati delle organizzazioni mafiose nella realtà, che se li porta nella propria base per stuprarle a proprio piacimento. E Omar con altri 30 ragazzi a fan dei paesi armati di 16 fucili vanno sul posto, sconfiggono i banditi, liberano le ragazze e impiccano giustamente il capo a una cisterna del paese. Questa cosa si ripeterà, la materia del contendere sarà un ragazzo in questo caso, per cui Omar viene preso per una specie di Robin Hood della cosa, e piano piano al suo movimento, loro non sanno di essere talebani, arrivano i ragazzi che studiano nelle madrasse, taliban vuol dire studente, e questo movimento sconfiggerà i grandi signori della guerra, quelli che ho nominato prima, nonostante siano molto meno esperti, molto poco armati, perché ha l'appoggio della popolazione, che non ne poteva più di questi arbitri, di questi soprusi. Piuttosto una legge, l'ordine della legge, sia pure una dura legge, anche se la Sharia, naturalmente in Afghanistan, non è tanto lontana dalla sentiva della popolazione. E gli anni del Mullah, i 6 anni di governo, saranno gli unici anni in cui questo martoriato paese, come si dice, cosa che mi fa sempre incazzare, perché chi cazzo l'ha martoriato? Non sono martoriati loro o sono stati i sovietici prima e gli occidentali dopo? Sono stati gli unici 6 anni di pace. Dopodiché c'è l'invasione degli occidentali e l'occupazione da 15 anni. Lui ricostruirà il movimento, eccetera, e andrà alla morte. Ma tra l'altro, insomma, Mullah è un uomo di principi, un po' come Catilina a modo suo. Cioè, quando gli chiedono la consegna di Bin Laden, lui dice: dateci almeno qualche indizio, qualche prova che Bin Laden alle spalle del tentato delle Torri Gemelle e quelli precedenti a Mogadiscio e in Tanzania. E quelli rispondono arrogantemente: le prove le abbiamo date ai nostri alleati. Allora lui dice a questo in questi termini: noi non possiamo consegnare un uomo che è sul nostro territorio. Tenga presente che il Mullah detestava Bin Laden, lo chiamava un piccolo uomo. Però
per una questione di principio lui si giocherà il potere e poi alla fine anche la vita. Cioè, Moulin è un uomo profondamente etico, come a suo modo lo è Catilina. Ecco le cose che... Poi la vicenda del Moulin è molto più complessa naturalmente di quella di Catilina, che si esaurisce in pochi anni, qui invece ci sono gli anni di combattimenti. Vabbè, insomma, io ho fatto un ecologio perché il Moulin volevo pubblicare sul Corriere della Sera, ma mi hanno detto che era, per ordini superiori non si poteva pubblicare. In nome della libertà di espressione non si poteva pubblicare ecologi per quella. Quindi grazie per essere stato qui con noi in questa nostra prima conferenza e quindi vi invitiamo a prendere i dépliant e a ringrazio la libreria Cultora per averci ospitato e vi invitiamo a prendere i dépliant e a seguirci per le nostre prossime iniziative. Grazie a tutti. È libero.